Burroughs entrò nella mia cella, insieme alla guardia carceraria. Mi tolse le manette e mi condusse negli uffici amministrativi. Doveva parlare con il tenente Darren, farsi lasciare le chiavi di un'auto anonima e mettere a punto alcuni accorgimenti legati alla sicurezza. Seppure all'apparenza mi presentassi come un'esile e affascinante donna, sapevano perfettamente di cosa fossi capace e di quanti crimini mi fossi già resa protagonista. Inoltre, dettaglio non di poco conto, dovevano continuare a tenermi nascosta la morte di mio fratello. Se dal carcere in isolamento il problema non si poneva nemmeno, all'esterno, nonostante fossi sotto la stretta sorveglianza di Burroughs, mi sarebbe bastato poco per capire la notizia. E se ne fossi venuta a conoscenza durante il tragitto, beh, sarebbe cambiato tutto in peggio. Ecco perché, malgrado i rischi, Burroughs voleva farsi seguire da un'autocivetta. Un paio di agenti in borghese ci avrebbero monitorato con un rilevatore GPS ed i nostri spostamenti sarebbero stati ben visibili anche a distanza. Risolte le formalità, Darren raccomandò a Burroughs la massima prudenza e gli consegnò le chiavi di una Jeep Wrangler. Eccoci qui, questa è l'auto. Non voglio ammanettarti durante tutto il viaggio. Quindi scegli tu. Che intenzioni hai? Mi raccomando, Viola, non costringermi ad usare le maniere forti. E credimi, anche se sei una donna non avrò scrupoli se necessario. Mi hai capito? Sì, certo che mi hai capito. Senti, hai intenzione di dirmi dove diavolo dobbiamo andare ora? Tranquillo, bel detective. Non avrai paura di me. Farò la brava. E poi sono una di parola, io. Voi mi avete offerto un accordo irrinunciabile e intendo rispettarlo. Allora vediamo. Inizia a dirigerti verso l'autostrada in direzione di Chicago. Quando saremo nelle vicinanze dell'uscita, te lo farò sapere. Non ci segue nessuno, vero? No, certo che no. Anche tu sei un uomo di parola, spero. Coraggio, pigia su quel maledetto acceleratore. Abbiamo fretta, se non sbaglio. Ah, e poi io voglio mangiare. Ho fame. Gradirei birra, hot dog e patatine, right? Burroughs scosse la testa incredulo e non aggiunse una parola. Nel frattempo, i due agenti federali, Davis e Carlson, mentre monitoravano la nostra Jeep da un tablet, videro sfrecciare alla loro destra un SUV nero a tutta velocità. Carlson lo fece notare al collega, che si limitò a sbraitare qualche offesa verso lo spericolato autista. Non avevano idea che si trattasse di Mike Sandick. Quest'ultimo si stava dirigendo nel covo della banda Campbell, dopo aver ricevuto una soffiata da uno sbirro corrotto. Sapeva che stavo accompagnando il detective Burroughs nel loro nascondiglio, con la scusa di liberare i ragazzini ancora vivi. Sandek sapeva bene che non sarei mai scesa a patti con i federali. A maggior ragione dopo che avevano ucciso mio fratello. Anche se non era a conoscenza che mi avessero appositamente mentito su Phil, facendomi credere che fosse ancora vivo, il buon Mike non si era sbagliato sul mio conto. Evidentemente mi conosceva molto bene, oltre ad avere una cotta esagerata per me. Alla prossima uscita prendi per la Route 66. Dopodiché saremo praticamente giunti a destinazione.
Coraggio, Burrows, il tempo corre. Appena scorsi il capanno, dietro gli alberi della strada di campagna che costeggiava la Route 66, cominciai a farneticare, scogitando un tentativo per fuggire. Tuttavia, il mio aiutante tanto affidabile e premuroso aveva già organizzato una trappola per il detective. Scendemmo dall'auto. Burrows mi ammanettò e mentre si accingeva ad aprire la porta, un uomo alto e muscoloso lo placcò come un giocatore di football, balzandolo contro la parete dello stabile. Lo sbirro perse i sensi e fu in quell'istante che riconobbi Mike Sandek, il secondo uomo della mia vita dopo Phil. Ehi, bellezza, che piacere rivederti. Come stai? Senti, io... insomma, non so cosa dire, ecco. Mi dispiace molto, Viola. Avrei dovuto esserci anch'io quel giorno. E magari lui si sarebbe salvato. Le mie più sincere condoglianze.